Eccole le crepe che si sono aperte all'autoparco di Chieti, chiuso in gran parte dal sindaco Ferrara. Ci accompagna il primo cittadino in loco e precisa che la tensione è massima per l'edificio davanti al cimitero. I dipendenti comunali sono stati evacuati. Ferrara precisa che è necessario mettere in sicurezza la stabilità dell'edificio, soggetto a importanti smottamenti negli ultimi giorni. Allora, abbiamo chiuso gran parte dell'autoparco perché da venerdì scorso, quindi esattamente una settimana, su segnalazione del custode ci ha fatto notare delle prime crepe sul piazzale dell'autoparco, che noi abbiamo monitorato durante la settimana e che abbiamo potuto constatare insieme con i tecnici dell'ufficio del settore lavori pubblici. Abbiamo potuto constatare che si approfondivano sempre di più, pertanto non abbiamo potuto fare altrimenti che un'ordinanza di sgombero dei mezzi presenti all'interno del garage dell'autoparco e abbiamo interdetto l'accesso agli operai che giornalmente arrivano per prendere attrezzi e poi ripartono. Il sindaco aggiunge che si sta agendo in tutti i modi per monitorare la situazione anche grazie all'ausilio di tecnologie avanzate. Con sensori, inclinometri e anche con la metodologia, la tecnologia avanzata con il drone, stiamo monitorizzando questa situazione cercando di capire il perché è avvenuto e con questa velocità. Purtroppo poi Chieti non è nuova situazione di tal genere. Purtroppo il dissesto idrogeologico della collina di Chieti è un problema conosciuto da decenni. Noi siamo in contatto continuo con il Servizio di Protezione Civile regionale, che comunque ci assicura la propria consulenza sul come gestire questo problema. Abbiamo ricevuto anche dei fondi specificatamente per la zona di Viale Gran Sasso, però sembra che le falle e comunque i problemi che insistono su buona parte del nostro territorio e si palesano giorno per giorno, e sta diventando una rincorsa all'emergenza, perché molto probabilmente nei decenni passati non si è riusciti a fare qualcosa per frenare questo dissesto.